È iniziato oggi il viaggio di 4 giorni in Europa del Presidente degli Stati Uniti. Questa mattina Barack Obama è arrivato a Varsavia, in Polonia, prima tappa del suo tour europeo che lo porterà anche in Francia per le celebrazioni del 70° anniversario dello sbarco alleato in Normandia e a Bruxelles, al summit del G7, dove la Russia è rimasta esclusa. Un viaggio intrapreso non a caso dopo le elezioni europee e quelle presidenziali in Ucraina. L'ondata di euroscettici, soprattutto in Francia, rischierebbe infatti di far rallentare il progetto di unità europea che Washington ha sempre caldeggiato. A questo si aggiunge la crisi in Ucraina. E a questo proposito Obama ha ribadito l'impegno USA per la sicurezza, proponendo un piano da $1 miliardo per nuove forze americane in Europa orientale. A Varsavia, il presidente americano incontrerà anche il neopresidente ucraino Poroshenko, in segno di forte sostegno alle nuove autorità di Kiev.